Dante, accompagnato dai due poeti, percorre il margine esterno della settima cornice, nella quale sono puniti coloro che invitano al peccato di lussuria. Questa è dunque l'ultima tappa da percorrere prima di giungere sulla cima del monte. A differenza del vento ingessante che scuote tormente lussuriosi dell'inferno, il fuoco che arde le anime in questa cornice viene rappresentato come l'elemento purificatore per eccellenza, grazie alle cui proprietà eleva tutte le cose ad un grado maggiore di perfezione. Protagonista del canto è la figura di Guinizelli, maestro letterario di Dante e ormai testimone della sua quasi compiuta purificazione. Attraverso le parole «Quand io odo nomar se stesso il padre mio e degli altri me miglior che mai rimedi amoroso al dolce leggiadre», Dante esalta Guinizelli come sommo poeta e iniziatore dello stil novo, caratterizzato dalla dolcezza dello stile e dalla rinnovata sensibilità all'esperienza amorosa, concepita e vissuta in senso mistico. Dante è quindi estraneo alla schiera dei lussuriosi in quanto ha ormai superato la concezione peccaminosa dell'amore. Amore vissuto come passione lussuriosa, libero abbandono sensuale, che con le sue fiamme offusca le capacità razionali di chi ne è soggetto, portandolo alla follia. Dante dunque ormai pronto all'attesissimo incontro con Beatrice, figura cristiana che conduce alla salvezza e brucia di ben alto fuoco, quello dell'amore caritatevole. Nella vita nuova, Beatrice viene infatti rappresentata come una creatura divina che suscita stupore negli occhi di chi la vede, e ha il compito di salvare il poeta che, inebriato dall'amore per lei, cerca quindi di raggiungere la salvezza e la perfezione.